Se mi avessero chiesto se una pandemia sarebbe stata causa di una stagione 2020 di matrimoni complicata, io avrei proprio risposto di no. Cioè, davo la stessa probabilità della neve ad agosto, che è ovviamente non possibile. Il coronavirus a sballare e a rovinare completamente i piani di tanti matrimoni previsti tra marzo, aprile, maggio e anche qualcosina a giugno. Come si gestisce? Assolutamente improvvisando. Anzi, mi ha fatto anche molto ridere come a dicembre mi sono ritrovata con Michela Tombolini, che è il mio avvocato, per rifare i contratti, sottoporre alle clienti, quindi il contratto regolare che ogni cliente stipula con me per il coordinamento del matrimonio. E un contratto è considerato valido quando al suo interno ci sono tutta una serie di opzioni, di clausole. E all'interno del contratto c'è una clausola che parla di cause di forza maggiore. Analizzando con Michela, che mi ha spiegato i vari punti proprio per fare in modo che io sapessi esattamente che cosa stavo proponendo ai clienti, gli ho chiesto che cosa potesse essere una causa di forza maggiore. E nonostante la nostra grande fantasia, a nessuna delle due era mai venuto in mente che di qui a qualche mese avremmo sperimentato in prima persona la causa grave. E la pandemia, diciamo che è stata un bel esempio con cui cominciare. Ormai la prendo a sorridere perché è l'unica cosa che si può fare. Non è superficialità, non è leggerezza, è proprio un modo che ho di affrontare gli imprevisti. Imprevisti davvero non prevedibili, perché esattamente come non so, non saprò mai se il giorno del tuo matrimonio pioverà, ci sarà il sole, la grandine, ed è inutile fasciarsi la testa cercando di prevedere il meteo, che è la cosa più imprevedibile del mondo. Nessuno avrebbe mai potuto pensare a come gestire una pandemia. E cosa fare quindi? Come gestire la situazione? Innanzitutto, calma. Lo so che può sembrare assurdo, ma la calma è l'unica soluzione che in questo momento puoi applicare. Non fermare i preparativi, rallentali, che è leggermente diverso. Alcune cose non le puoi fare, ad esempio le prove dei vestiti, non puoi andare a ritirare alcuni oggetti, non puoi fare i sopralluoghi finali con i fornitori, ma puoi continuare a programmare, puoi continuare a pianificare, a rivedere il timing, anzi, controlla il servizio Timing for You che ho inventato apposta per aiutarti in questa situazione, così avere tutto sotto controllo ed essere pronta a ripartire con un piano d'attacco ben preciso, che è quello che in questo momento secondo me dovresti fare. Non annullare, a meno che non ci siano situazioni particolari, ma sono veramente molto poche, il mio consiglio è quello di rimandare. Ovviamente dovrai scendere a qualche compromesso, non è possibile avere esattamente la stessa situazione che tu hai pianificato fino ad ora. Ma non è detto che, per citare un film a me molto caro, non ci possa essere un'altra bella in maniera diversa. Ricorda che non esistono abiti estivi e abiti invernali, semplicemente cambi la stola, cambi la giacca, cambi il pezzo sopra del tuo abito, ed è una cosa che puoi aggiungere anche all'ultimo, anche se già avevi immaginato ad una stola un pochino più leggera, perché magari il tuo matrimonio lo speravi fosse in primavera e quindi di non aver freddo. Se costretta a spostarlo in una stagione più fredda, vorrà dire che la stola semplice che avevi scelto diventerà magari di cashmere o di lana. E farà esattamente la stessa cosa. Idem, la maggior parte dei vestiti delle persone, a meno che non ti sposi a luglio o ad agosto, dove l'abito era veramente tanto estivo, sono sicura che con una giacchina o con un altro capo d'abbigliamento, un capospalla particolare, l'abito non possa essere comunque riutilizzato. Se hai fatto le bomboniere con le cifre o con incisa la data del matrimonio, fregatene, non ti preoccupare, è una situazione veramente paradossale e assolutamente imprevista. Nessuno se la prenderà, tanto tutti i tuoi invitati sanno già che il matrimonio lo stai spostando, e capiranno perfettamente che il vasetto con l'incisione laser sul vetro che avevi scelto come bomboniera è così e resterà come tale. I fornitori, sono sicura, ti aiuteranno, daranno la loro disponibilità a ripianificare la data e a trovare un altro modo per essere presenti al giorno del tuo matrimonio. Questa forse è la parte più complicata, quindi devi mettere insieme tutti i fornitori e trovare per tutti una data libera. Qui spero tu abbia una wedding planner, abbia scelto una professionista che ti aiuti in questa gestione, perché forse è la parte veramente stressante. Ecco, è un altro esempio che non mi sarebbe mai venuto in mente prima, e adesso ho una nuova casistica per indicarti quanto potrebbe essere utile avere qualcuno che pianifica il posto tuo. E se per qualsiasi motivo dovessi completamente annullare,
necessario ci fossero delle grosse discordie, dei grossi problemi con i fornitori, controlla i contratti che hai firmato. Spero per te che gli accordi siano stati messi nero su bianco, che non ci siano truffe a tuo carico. Può capitare, come è capitato a tante altre ragazze, che la quota venisse rivista ovviamente al rialzo, adducendo tutta una serie di scuse. Se ti capita, fatti consigliare da un avvocato bravo o da una persona che ne sappia. Evita l'ho sentito dire, io ho imparato delle casistiche perché ormai faccio questo lavoro da tanti anni, ma ti garantisco che la parola di un professionista è molto molto più valida. È vero che esiste l'articolo 1463 del Codice Civile che ti permette di riavere la caparra per intero in caso di matrimonio annullato per causa di forza maggiore, ma attenzione, ci sono tutta una serie di clausole e di opzioni che lo rendono meno valido di quello che pensi. Se vuoi avere più informazioni, hai un caso particolare, vuoi condividerlo con me, mi raccomando, cercami sui social e contattami in privato, sarò ben contenta di poterti aiutare. È una cosa che faccio molto volentieri proprio perché la situazione è così particolare da non avere alcuna soluzione o alcuna soluzione pratica e facile da sottoporti. Quindi non ti fare scrupoli, sarò ben contenta di risponderti. Se, oppure scrivilo nei commenti qui sotto e mi raccomando, metti mi piace a questo video. Ciao!